Mauro Gattinoni, ci eravamo lasciati proprio qui in questo cortile con la bella notizia dell'ammissione dell'Eco in Serie B. Oggi siamo qui perché il Collegio di Garanzia del CONI invece ha detto no. Insomma, questa pallina da ping pong che continua a far discutere, ma soprattutto che snerva i tifosi e non solo loro. Merito sportivo è stato completamente ignorato, il Lecco in questo momento sarebbe fuori. Non è detta l'ultima parola però. Sì, siamo nell'ennesimo labirinto burocratico da cui ovviamente è difficile districarsi. Noi giudichiamo incomprensibile la situazione in cui ci siamo trovati a fronte non solo del merito sportivo conquistato sul campo, a fronte anche di un verdetto federale che ci ha messi, a fronte di un sorteggio che è avvenuto e che ha già stabilito anche i gironi e il calendario, a fronte di una squadra che si sta allenando, di un mister e di una famiglia di Nunno che sta anche progettando gli investimenti sullo stadio insieme al comune. Cioè, di fronte a questa situazione, quella di oggi non è una doccia fredda, è un'ingiustizia. La città, quando dico la città ovviamente parlo nel senso più esteso del termine, a partire dalla politica, quindi dal comune, tutti i capigruppi che già questa mattina si sono fatti, ha fatto sentire la loro vicinanza alla squadra, deve stare dalla parte della squadra della Calcio Lecco e stiamo lavorando a tutti i livelli per cui questa teatrino finisca più presto. Che spiegazione ti sei dato? Vabbè, i giudici amministrativi guardano le date, guardano le norme, eccetera, però resta il fatto che la gente, i tifosi non capiscono come sia possibile una squadra che aveva conquistato sul campo una promozione possa essere esclusa per qualsiasi cavillo o regolamento, insomma. Sì, siamo a Lecco, siamo la città della Zeccagarbugli, però a un certo punto esiste anche un principio di realtà, quindi occorre che chi deve decidere decida rispettando la realtà e non affastellando strutture, argomenti che esistono solo nel mondo delle carte bollate. Io credo che anche i risultati di oggi, questo stop è destinato a crollare, perché se così non fosse sarebbe una sconfitta per lo sport. Come andiamo a spiegare ai bambini, ai ragazzi, a chi crede nello sport sano, che può esserci sempre qualcuno più furbo che può sovrastare il merito? Sarebbe un messaggio diseducativo, anche sportivo, e in questo senso credo che tutte le organizzazioni che si occupano di sport sano debbano farsi sentire, perché non è la battaglia della Calcio Lecco, è la battaglia di un modello di sport che noi vogliamo difendere. So che vi siete sentiti con Di Nunno, cosa dice, anche se è sceso silenzio stampa preventivo perché la situazione è ancora più ingarbugliata e i legali gli hanno consigliato di non parlare. Però qual è il mood? Con la società ci sentiamo direttamente e indirettamente ormai da settimane. La società continua nel suo progetto sportivo e in questo senso devo ringraziare la tenacia e la pazienza del presidente Di Nunno e della sua famiglia. Devo ringraziare anche il lavoro anche psicologico di sostegno che l'allenatore nei confronti della squadra sta conducendo durante l'attuale ritiro. Io credo che anche questo sarà un ulteriore materiale che contribuisce a temprare la nostra squadra, che deve e sicuramente entrerà nel campionato di B fin dal primo minuto e saprà farsi difendere.